Il Dipartimento Materno-Infantile, trasferito all'ospedale Santa Croce di Fano durante la prima fase della pandemia, tornerà dopo l'estate al San Salvatore di Pesaro. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, anticipa ai nostri microfoni quanto comunicherà martedì in Consiglio regionale. Il reparto di maternità, la pediatria dovranno tornare a Pesaro dopo il trasloco che c'è stato a Fano per garantire appunto a questa provincia le cure migliori per il Covid. I lavori di adeguamento della struttura sono partiti, contiamo il progetto è quello di riaprire il reparto materno-infantile e la pediatria alla fine dell'estate, quindi ritengo che se i tempi di realizzazione degli interventi sul piano terra e sul primo piano di questa palazzina dell'ospedale di Pesaro potranno essere completati entro l'estate, il 1 ottobre apriamo anche a Pesaro la pediatria e il materno infantile. Pesaro è stato uno degli ospedali più significativi e importanti nella lotta al Covid a livello nazionale. Qui ci sono stati i primi posti di terapia intensiva, qui ci sono state le grandi professionalità, naturalmente ci sono anche delle carenze che cercheremo di colmare, ma evidentemente dopo la vaccinazione di massa che siamo riusciti a operare per 1.200.000 marchigiani, a questo punto probabilmente è giunto il momento di girare, di ritornare a curare i pazienti normali abbattendo le liste d'attesa e naturalmente senza sottovalutare la pericolosità del Covid che in questo momento si trova in una condizione di minorità, ma evidentemente la guardia non può essere abbassata.